Un intero ettaro confinante con la futura residenza universitaria di Teramo in Viale Crucioli diventerà un grande centro universitario sportivo. 2,5 milioni di euro per una struttura fruibile e accessibile a tutti, ai diversamente abili soprattutto, che potranno praticare sport paralimpici. Il terreno, di proprietà dell'ASL di Teramo, era l'ex vaccheria annessa al vecchio ospedale della città, dove si allevava bestiame per la produzione di latte da distribuire ai degenti. L'utilizzo e la destinazione di questo spazio è nata da un'idea del direttore dell'ASU di Teramo, Antonio Sorgi, che ha presentato il progetto a Piazza Sant'Anna, alla presenza delle più alte autorità regionali e del presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Come sarà realizzato questo centro sportivo universitario? Gli elementi cardini sono quelli che hanno poi ispirato la residenza universitaria che è in corso di realizzazione. Intanto l'obiettivo complessivo è di fare un centro di servizi universitari. Dietro c'è un'area interessante, che abbiamo ritenuto interessante, che sono circa un ettaro, che è di proprietà della ALS e dell'ex vaccheria, e su questa cosa ci siamo un po' concentrati. Abbiamo fatto un accordo con l'ALS informale che va puntualizzato, ma loro sono resi disponibili alla cessione di questo bene. Questo centro sportivo quindi completa l'offerta dei servizi universitari. Quali sono stati gli elementi che hanno caratterizzato questo? Gli stessi che hanno caratterizzato le residenze universitarie, quindi la totale accessibilità, sostenibilità ambientale e recupero di un'area urbana degradata o comunque abbandonata, non utilizzata. E con lo stesso spirito quindi siamo rivolti a questo. A questo punto quindi abbiamo puntualizzato le questioni su tre sport principali, che è la palla a mano, il basket in carrozzina e la torbolo per i non vedenti. E di questo quindi diventa un unicum a livello nazionale, questo centro servizi sportivi totalmente accessibili con una residenza che è totalmente accessibile e offre un'offerta che a nostro avviso sullo scenario nazionale pochi possono offrire, anche in particolar modo sulle summer school, su ritiri o su piccoli tornei che si possono svolgere nel periodo estivo.